Ferdinando De Maria esordio amarissimo, casalingo per la Stammar 90 che cede alla Stella Azzurra, mortifero purtroppo per Boll. Poi gli ultimi due azioni in attacco sono state proprio deleterie per la partita della Stammar 90. Diciamo che due gare comunque in quattro giorni, sabato, domenica, e lunedì, martedì e mercoledì, cioè in cinque giorni, due gare in cinque giorni comunque sono toste. Poi soprattutto la prima con Pontinia, che è stata comunque una battaglia, voi nonostante lo scarto che ci sia stato, oggi sapevamo che Viterbo veniva qui giù per riscattare la sconfitta che ha avuto durante il torneo, il Memorial Mosca, quindi comunque sapevamo che sarebbero venuti giù con il coltello tra i denti. La differenza secondo me sostanziale di stasera è stata il fatto che comunque i nostri lunghi sono stati fermati parecchio dai falli. Abbiamo avuto praticamente quattro giocatori a quattro falli, quindi comunque, come ben sai, una partita tosta, maschia come si gioca solitamente con Viterbo, non puoi, cioè fischi il contatto maschio ma non puoi fischiare l'aria. Quindi questo è un fattore che forse incide dal punto di vista mentale, visto che state recuperando la partita nonostante le tante difficoltà per i giocatori che hanno con quattro falli, per cui vincere avrebbe dato un apporto assolutamente positivo, però così diventa negativo. Guarda, vincerla sicuramente faceva piacere al gruppo, gli avrebbe dato molto più fiducia, però penso che comunque dalle sconfitte si può imparare. Sicuramente, perché dobbiamo registrare ancora qualcosa in attacco che non abbiamo sistemato, e non siamo riusciti a sistemare in questi due giorni, quindi sicuramente questo mi fa pensare che dovremo tornare in palestra con un'altra idea, con altra voglia, con altra grinta, soprattutto per crescere ancora di più sotto il punto di vista difensivo, anche perché poi concedere 80 punti, 81 punti in casa, la partita non la vinci mai. Un'idea che va sviluppata subito, perché sta arrivando già la trasferta di domenica quando potete giocare Ostia contro Alfa Omega. Sì, guarda, Alfa secondo me è una squadra rognosa, perché ha cambiato comunque metodo di allenamento, metodo di gioco, in quanto è arrivato Marotta sicuramente avrà portato qualche modifica al sistema di gioco. Sappiamo quali sono, diciamo, i loro giocatori principali, e proveremo a riscattare la sconfitta fatta oggi con Viterbo ad Alfa.